Dopo tanti momenti bui svanisce il tabù Olanda, con la bella prova delle ragazze azzurre che grazie al secondo successo nel quarto weekend di Nation League continuano a vincere e a sorridere. Ed è una bella Italia che diverte e appassiona. Contano i successi, il totale 6, anche se la classifica ancora non dà certezze verso le finali di Nakino. I segnali però arrivano forti e chiari per la nazionale di Davide Mazzanti, che dimostra di essere brava a dare ascolto al suo CT, migliorando gara dopo gara. Con Guerra infortunata e Silla a mezzo servizio, è ancora la 18enne Elena Pietrini a mettersi in bella mostra. In ricezione, sempre alla battuta, due ace e in attacco, e lei a chiudere il punto vincente del tie break. Inizia male però per l'Italia, che perde, con indecisioni ed errori, il primo parziale. Poi però comincia a giocare, lucida, in grande giornata, anche la centrale Anna Danesi. In regia in corsa al posto di Malinon c'è Carlotta Cambi, che fa molto bene. E come sempre, nonostante qualche imprecisione, Paola Egono, 21 punti, 4 muri e 2 ace. Per l'afro-italiana margini di miglioramento altissimi, come per tutta l'Italia, che lascia andare il terzo parziale per poi tornare a dettare legge nel quarto, fino a chiudere al tie-break con una prestazione maiuscola, senza lasciare alcuno scampo all'Olanda, davanti al tutto esaurito dei tifosi di Rotterdam. Ed ora l'ultima sfida azzurra del quarto round, c'è la Repubblica Dominicana, da superare, con l'Italia che insegue una vittoria da 3 punti, utili per affrontare le ultime 3 gare casalinghe davanti ai tifosi italiani a deboli, con Thailandia, Belgio e Brasile. In palio la qualificazione alla Final Six.